Antonio Giuliani, grande tifoso della Roma, oggi sì. Presentiamo questo libro sui campioni dell'83. Beh sì, io nell'83 praticamente avevo 16 anni, quindi proprio è quell'età dove si va allo stadio, non devi chiedere più il permesso a mamma e a papà, quindi io frequentavo sempre lo stadio e quindi per me è un ricordo, è ancora quello più importante, forse più importante anche del 2001, insomma, dell'altro scudetto. Ecco, qual è il ricordo più bello di quello scudetto e qual era il suo calciatore preferito, se si può sapere? Beh, sicuramente andrò un po' controcorrente, però insomma, sicuramente Bruzzo, il bomber, perché tutti avrebbero detto Bruno Conti, insomma Falcao, grandi, grandi giocatori. Il bomber che ci faceva saltare in continuazione dalla sedia, era pragmatico, era veramente colui che se non c'era quel in campo sapevamo insomma che la Roma avrebbe sofferto, perché un gol lo faceva sempre, quindi sicuramente Roberto Bruzzo. Senta, le sta piacendo la Roma di Dan Friedkin, che anche negli ultimi giorni ha fatto un gesto molto apprezzato dai tifosi, ha donato una maglietta alla famiglia di Bartolomei? Sì, beh, sicuramente sì, significa che anche avendo una proprietà insomma non italiana e non romana ma totalmente straniera, si ricorda insomma delle bandiere della Roma, perché Agostino è stata una bandiera della Roma, è stato il capitano della Roma, e quindi sicuramente ricordare ancora un personaggio come Agostino di Bartolomei fa bene, ma non solamente a noi perché lo conosciamo, soprattutto alle generazioni future. Io ho un figlio di 14 anni, quindi non lo conosceva, gli ho fatto vedere alcuni video e insomma ha capito perfettamente che cosa può significare essere il capitano di questa società e di questa città soprattutto. Le piace la nuova maglia targata Adidas che segna il ritorno al passato, e l'ha già comprata a suo figlio? No, non l'ho ancora comprata, però devo dire che mi piace molto, solamente una, poi ce n'ho vista un'altra che c'ha un colore troppo scuro, e allora siccome io sono proprio un megalomane del calcio, ho immaginato che dopo una partita, dopo aver sudato, sarebbe diventata ancora più scura, capito? E quindi non è il colore classico della Roma, quel rosso non acceso, insomma. Scusatemi, però la prima maglia è veramente bella. Ecco, invece da megalomane del calcio, le sta piacendo la Roma di José Mourinho di quest'anno, che sta nascendo, i primi colpi di mercato, Dybala che dovrebbe rimanere, è soddisfatto? Beh, sicuramente se rimane Dybala siamo tutti soddisfatti, insomma quella è la prima cosa. C'è Dybala e poi lui, Smalling, qualcun altro e tutto il resto. E sicuramente sì, certo, sta piacendo la squadra, ancora non abbiamo visto neanche insomma una partita, quindi i nuovi giocatori non li abbiamo visti, li conosciamo, io li conosco insomma, perché come ho detto insomma, piacendomi il calcio e seguendo tutto il calcio, anche quello straniero, insomma ci sono dei giocatori che sono arrivati che sono dei giocatori buoni, poi bisogna vedere, insomma poi con Mourinho è difficile, che quando vengono qui sbagliano, è proprio un allenatore, anzi tanti sono venuti qua, e anzi soprattutto tanti vengono qui perché c'è lui, perché c'è José Mourinho. Si parla tanto di Scamacca, le piacerebbe un ritorno di Scamacca? Nel senso, allora mi piacerebbe, perché poi alla fine è un giovane, quindi i giovani hanno sempre la possibilità di crescere, diciamo che si sa insomma che un giocatore matura verso i 28 anni, quindi lui essendo molto giovane ancora avrebbe poi la possibilità di dimostrare, di crescere, soprattutto di dare tutto, perché poi lui non è solo romano ma è anche tifoso romanista, non so se tu lo sapevi o lo sapevano, che durante il ritorno della semifinale con il Feyenoord è venuto allo stadio di nascosto senza farsi vedere, e quindi cioè, stiamo parlando di un tifoso romanista, quindi quello sicuramente è una percentuale in più, no? per poi dare in tutto in campo, però noi ci serve proprio la punta, quella che fa tanti gol, nel senso non perché lui non li faccia, perché adesso credo che ci serva una punta che anche più matura, però che butta il pallone dentro, una sorta di Giroud, no? Se andiamo a vedere, il Milan ha fatto veramente 13 con Giroud, no? Un giocatore che pensavano tutti che era finito, però è sempre quel talento, il giocatore insomma. Invece dove la vedremo prossimamente a teatro, e soprattutto il pubblico vuole sapere se tornerà anche in TV, dato che sono stati presentati i palinsesti della Rai, se c'è già qualcosa che bolle in pentola? Beh, sicuramente sì, qualcosa c'è, insomma. Io non ero lì, a parte perché lavoravo, ma poi perché non facendo conduzione in Rai, ma essendo sempre
ospite in tante trasmissioni, sicuramente sì, ci sarò in alcune trasmissioni. E per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo, io il 29 luglio sarò al Teatro Romano di Ostia Antica con il mio nuovo spettacolo che è My Day Summer, che è un po' il continuo dello spettacolo che ho fatto a marzo al Teatro Rione, che è My Day, e quindi il 29 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica. Grazie, grazie a te, grazie a te.